Quello che le big tech, le piattaforme online tendono a fare, così come nella loro natura, è quella di restituire all'utente la possibilità di prendere decisioni, di visualizzare chiaramente alcuni elementi che riguardano i loro contenuti, restituire all'utente quello che è poi una parte attiva. Cos'è il Digital Service Act e a chi si applicano le norme? Il Digital Service Act è un regolamento entrato in vigore il 25 agosto scorso e si applica sostanzialmente a tutti i large player che fanno dell'economia digitale il loro core business. Soprattutto va a toccare quelli che sono soggetti che hanno, diciamo, tra la loro popolazione di utenti fino al 10% di quelli che sono i cittadini dell'Unione Europea. Ed infatti è un regolamento che va proprio ad essere applicato all'interno dei confini, dell'Europa. Tra questi soggetti principalmente potremmo trovare quelli che sono i classici marketplace online, i social network, le piattaforme di condivisione di contenuti video, piattaforme di viaggio online o per la prenotazione di alloggi, alberghi, quindi tutto quello che fa parte un po' della cosiddetta new economy, che tanto new non è più, ma che comunque fa parte, diciamo, dell'abitudine di ogni consumatore che con l'online opera al giorno d'oggi. Quindi, quali sono le novità per le big tech? Le novità per le big tech sono principalmente legate alle incombenze di segnalazione di ciò che è un contenuto illegale o dell'abuso che si fa della piattaforma. Era qualcosa che già esisteva in passato, ma che adesso viene strutturato anche per tramite di team dedicati all'interno delle big tech, quindi ciò che richiede la normativa è che ci sia qualcuno che effettivamente si occupa non solo di registrare questa, diciamo, avvenuta violazione delle norme, quindi della legalità dei contenuti presentati e della trasparenza diciamo, dei contenuti medesimi, e oltre a reportizzare l'autorità, anche si occupi poi di fare verso gli utenti una manifestazione, anche in questo caso, di motivazioni e di logiche per le quali quei contenuti non debbano più essere presentati. Non è l'unica novità, quella appunto della struttura che deve presidiare verso, diciamo, l'utente, verso il regolatore, questo tipo di servizio, ma c'è anche la necessità di nominare un compliance officer. È chiaramente una figura che c'è in tutti gli ambienti regolati, dal mondo bancario, al mondo delle aziende. Il compliance officer è colui il quale non soltanto è accountable, responsabile di queste violazioni, ma è anche un soggetto che poi è deputato a fare delle verifiche, anche ex ante, quindi prima che si verifichino le violazioni delle norme. Come si stanno adeguando le aziende, le grandi aziende tipo Facebook, Amazon, Alibaba, a questa nuova normativa? Il loro adeguamento è stato quello di aderire a quelli che sono i principi e quindi cominciare a formare dei gruppi di lavoro che siano evidentemente poi responsabili, no, di questo tipo di analisi e appunto di integrazione a livello di funzionalità sulla possibilità di dare all'utente la scelta di evitare contenuti sponsorizzati, di avere una comunicazione chiara e diretta di perché alcuni contenuti non possono essere visualizzati, sono stati cancellati. Hanno nominato dei compliance officer, un responsabile sostanzialmente che non soltanto presidi internamente, ma anche interloquisca con le autorità, con i regolatori, che evidentemente chiedono periodicamente anche la possibilità di seguire questi, diciamo, questi sviluppi. E possiamo anche citare il fatto che all'interno del corpo normativo si vada a prefigurare un presidio del rischio sistemico, quindi di come l'utilizzo dei vari social network, motori online, piattaforme, possa in qualche modo generare in modo un po' endemico e intrinseco delle distorsioni. E proprio per questo viene chiesto a tutti gli operatori di redigere un report annuale che vada a mettere in luce come può essere effettivamente in qualche modo violato, no, questo principio di rischio sistemico. Quindi mettere in luce sostanzialmente le proprie, uso un termine poco accademico, le proprie magagne, ciò che effettivamente può non andare correttamente in linea con il corpo regolatore. C'è un caso TikTok? Possiamo, diciamo, scalare un po' la classifica dei TikToker e ci rendiamo conto che, insomma, anche molti ricavi della piattaforma derivano
dai contenuti presentati da utenti, ad esempio italiani. Il primo TikToker è Gabby Lane, che è appunto di nazionalità italiana, per fare un esempio su tutti gli altri. E quindi TikTok alla fine ha comunque seguito quello che è stata l'improda tracciata da Meta o da Google, e ha iniziato, anzi si è adeguato assolutamente, rendendosi disponibile e in qualche modo fugando i dubbi iniziali che questa normativa sarebbe stata in qualche modo osteggiata.